Ma no, la squadra mi auguro che stia bene, insomma, la prima partita ufficiale, ci teniamo a far bene, ci teniamo ad andare avanti perché la Coppa Italia, soprattutto poi, insomma, se si passa qualche turno, ti può regalare grandi squadre, grandi palcoscenici, per cui chiaramente per noi è una partita importante in vista dell'esordio in campionato. Noi siamo pronti, siamo a posto, insomma, la squadra sta bene, penso che avrò tutti quelli insomma, che ci sono stati nell'ultimo periodo, a parte, vabbè, Steves lo sappiamo tutti, e poi chiaramente le Rieslind, i nuovi arrivati non saranno a disposizione, ci saranno dalla prossima settimana. Ecco, proprio riguardo a Esteves ti chiede ancora Gagini quanto pesa questo infortunio nell'economia della squadra sul modulo e se hai studiato qualche soluzione al momento per ovviare a questo problema. Ma Estevez pesa tantissimo perché Estevez è uno dei giocatori, era uno dei giocatori fondamentali di questa squadra, però adesso purtroppo dispiace per il ragazzo, ma no, guardare indietro non serve più niente. Speriamo che torni presto con noi. Io penso che insomma con l'arrivo di Leris, in quel ruolo abbiamo anche Touré in questo momento, abbiamo chi lo può sostituire degnamente. Alessandro Carugini di Radio Incontro ti domanda proprio relativamente al mercato, siamo arrivati, ci stiamo avvicinando alla fine, ti aspettavi in questo momento qualcosa di più? Sei soddisfatto così? Ti aspetti ancora qualcosa? Ma io parlo di quelli che ho, io sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, sono soddisfatto di come lavorano, sono arrivati negli ultimi giorni giocatori importanti, insomma domani avremo con noi Bonfanti e Angori che sono arrivati da poco ma che sono giocatori che inseguivamo da tanto tempo, Linde e Lerici saranno da martedì, insomma la rosa si sta completando, io sono contento di quelli che c'erano già, per cui siamo pronti ad affrontare questa partita.